le donne fanno veramente tanto fatica, no, a prenderselo lo spazio dei propri figli. Se io dico la stessa cosa del mio lavoro, oggi sono stanca, oggi sono veramente, sono stanchissima, non riesco a lavorare, per favore datemi un attimo di pausa. Nessuno mi direbbe mai, allora potevi non lavorare. Sono Margot Sicaboni e oggi vorrei parlarvi di senso di colpa materno. Senso di colpa materno mi sono chiesta talmente tanto da dove venisse. Probabilmente viene proprio da un detto non detto, tutto quello che percepisci nell'aria, che c'hai dentro, perché è una legge che ormai è dentro le nostre cellule di donne, no, come se per osmosi proprio fosse entrata, che però nessuno veramente ti dice, ma lo sai che è così. C'è una pretesa così importante di quello che dobbiamo essere per i nostri figli, di quello che dobbiamo essere all'interno della famiglia, questa richiesta esterna che ci schiaccia rispetto alla realtà di quello che invece veramente, di quando ci svegliamo che hai dormito mezz'ora perché il bambino si è svegliato 10 volte, e quindi la tua capacità emotiva di accogliere, la tua capacità fisica di mettere a posto casa, non è al passo con quella necessità di perfezione che invece è intorno a te. E il senso di colpa prima mi mangiava dentro, finivo la giornata e invece di pensare, guarda che cosa bella comunque, nell'imperfezione, quanto li amo, quanto sono fortunata, invece stavo proprio nel dire, ok, allora questa cosa non l'ho fatta come mi sarei immaginata che dovesse essere fatta. Il mio figlio non è stato come io pensavo che dovesse essere un figlio bravo, quindi io non sono una madre brava. E facevo tutto questo elenco di tutti gli errori che avevo commesso durante la giornata. Avevo finito la giornata e la passavo pensando a tutte le cose dove non ero stata abbastanza brava mamma, abbastanza brava donna. Questo senso di colpa nel tempo sono riuscita a smussarlo, perché mi sono resa conto che o morivo o dovevo smussarlo, cioè che non era assolutamente fatto. Diciamo che la chiave è arrivato col secondo figlio. Con uno più o meno puoi far finta di fare tutto, no? Essere questa Wonder Woman che fa fronte a tutto, che però anche lavora e che c'ha tutto in piedi e che la casa è perfetta e che lei è perfetta e il bambino è sempre pulito, no? Poi arriva questo secondo bimbo che invece a quel punto veramente è più forte di te all'esterno, quindi devi lasciare andare il controllo, perché è totalmente illusoria quella sensazione di controllo, e accettare quel che c'è. All'interno di questa possibilità ho iniziato a divertirmi e mi sono resa conto che non mi ero divertita fino a quel punto con i miei figli, perché ero così attenta affinché tutto fosse perfetto. E il primo giorno che ho iniziato a divertirmi davvero, la casa era un casino, i bimbi non erano puliti, perfetti, ma noi stavamo giocando insieme e niente era sotto controllo, però mi sono così divertita, e all'interno di questa cosa ho detto, ecco, io forse voglio fare la mamma così. Essere madre imperfetta porterà sempre dei commenti dall'esterno, perché è la figura portante ancora chiaramente della nostra società. Siamo purtroppo ancora tra noi donne in una non accettazione di quello che siamo veramente e di che cos'è il ruolo. Ma allora io mi chiederei più profondamente che cos'è il ruolo di madre, ma cos'è veramente che è importante per i miei figli? Che io sia sempre presente? Sempre? Anche se non ce la faccio? O che io sia presente nell'accoglienza perché prima sono riuscita a cogliere me stessa e a nutrirmi? Se io nutro me stessa, poi posso nutrire i miei figli. E questo è un concetto, secondo me, fondamentale, che veramente dovrebbe arrivare a tutte le donne. Non sentiamoci in colpa di prenderci il nostro spazio. Non dobbiamo, è fondamentale affinché noi possiamo veramente prenderci cura dei nostri figli. Prima ci siamo noi. Io ho un consiglio alle neomamme che darei: davvero non avere paura di chiedere aiuto da tutti i punti di vista. Essere madri sarà abbracciare tutti i nostri punti più bui, più difficili, più veri che abbiamo dentro di noi stesse, tutti quegli angoli dove non siamo mai volute entrare. Io penso di aver avuto una depressione postparto, non lo so, perché se ne parla talmente tanto poco che io ancora adesso, a distanza di 8 anni, non so se fosse stato quello. Penso di sì, perché avevo una fortissima ansia rispetto a questo essere che mi era stato dato, di cui occuparmi, nonostante lo amassi tantissimo, ma avevo un'ansia che non riuscivo quasi a uscire di casa. Quindi, pensando dopo, penso fosse quello. Triste come non abbiamo veramente i mezzi neanche per capire cosa abbiamo, perché nessuno ci racconta che può succedere quello. Quindi quando succede non sappiamo cos'è, perché nessuno ce l'ha raccontato, e quindi neanche per prenderci cura di noi. Sì, ecco, vi auguro di avere quella forza di chiedere aiuto.